Markovic. Markovic. Nome? Daniel. Cognome? Markovic. Età? 16 anni. Professione? Ho un lavoro segreto, io non posso dirlo qui in pubblico davanti a tutti. O prendiamo queste sedute terapeutiche con una certa serietà e disponibilità, altrimenti, lei lo sa, l'alternativa è il ricovero coatto. Lavoro per il governo. Mi dica che tipo di studi almeno ha condotto. Sono laureato in informatica e nello studio delle telecomunicazioni. Narcisismo istrionico. Dipendenze, patologie. Ma è vero. Borderline. Allora, parliamo del suo problema. Il problema è che io non ho un problema. Problema dell'alienofobia. È un problema. No, non è un problema. Che ricorre quotidianamente o sono crisi che saltuariamente si manifestano? Primo, non è un problema. Secondo, lui è sempre con me. Non è una cosa saltuaria. Lui chi esattamente? L'alieno. Lui chi? L'alieno. Quindi quella parte di proiezione in proiezione dentro di lei che le impedisce una vita sana e normale. È una vita sana e normale la mia, ma esiste veramente. Allora io adesso, caro ragazzo, le vorrei comunicare che l'alieno non esiste, è una proiezione della sua mente malata. È una proiezione della sua mente in grave difficoltà. Ma se lei si volta potrebbe vederlo. No, allora, mi ascolti con attenzione, perché questa cosa la farà sicuramente sentire immediatamente meglio. L'alieno non esiste. Ma lui mi picchia? Procediamo. Allora, che tipo di farmaci le hanno prescritto nel suo precedente ricovero? Non lo so. Quindi lei non sta assumendo i farmaci che le hanno prescritto? No, c'è un'equipe che me li fa assumere. Sono loro che si occupano della mia salute. Quindi io devo dedurre che le sue disfunzioni maturative Ti affermo. Portano comunque a difetti cromosomici disgenici. La smette? Per favore, possiamo avere l'attenzione di tutti, dato che siamo qui per condividere. Se io le faccio vedere questo disegno che raffigura una casa, che cosa le fa venire in mente? Ah, quella è una casa. A me sembra più che altro una farfalla. È chiaro che quella non è una casa. Negazione obsoleta. E se invece le mostro questa bottiglia di acqua? Noto dall'etichetta che è povera di calcio e di ferro, soprattutto di ferro. E se le faccio sentire questo rumore di chiavi? È un suono familiare per lei? Sì, a proposito, sono fatte di ferro. Che mi servirebbe? È urgente, non è... Non mi ascolta lei quando parlo. E in presenza di questo gesto? Anche il centralino giù mi ha accolto così, però non ho saputo riconoscerlo familiare oppure... Sì, insomma, la pensavo più una minaccia, però visto che l'ha fatta anche lei. Quindi tendenza all'autopersecuzione. Come tendenza all'autopersecuzione?